Allora, Vicolo Corto è un'associazione che si occupa di progetti di mobilità internazionale. Nasce nel 2006 e è radicata un po' sul territorio, sia a livello di Pesaro che a livello regionale. Ci occupiamo principalmente appunto di progetti di mobilità di breve, medio e lungo termine, sia in invio che in accoglienza. Quindi organizziamo scambi interculturali, principalmente corsi di formazione e il servizio volontario europeo, che appunto dà l'opportunità ai giovani tra i 18 e i 30 anni di fare un'opportunità, un periodo di volontariato da 2 mesi a 1 anno in un paese dell'Unione Europea o anche fuori. E siamo anche ente qua di accoglienza, per cui abbiamo con noi delle ragazze che stanno, al momento abbiamo avuto una ragazza dalla Cina, dal Vietnam, dalla Lituania, dal Portogallo, e che stanno con noi per un periodo in genere di 7, 8, 9 mesi e svolgono delle attività sia all'interno della nostra associazione che all'interno poi della realtà locale, quindi incontri nelle scuole, progetti di appunto sensibilizzazione per dare informazioni sulle opportunità che ci sono per i giovani. Ciao, sono Carlo, sono di Pesaro e ho fatto lo SVE con Vicolo Corto. Sono andato in Africa, io in Kenya, e mi trovavo a Kisumu, che si trova vicino al lago Vittoria. In questo periodo lungo 6 mesi ero un professore d'arte e mi sono immerso in una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato a vivere qui a Pesaro. Infatti l'Africa è difficile, adesso raccontare in 3 minuti, ma si muove in direzioni completamente opposte da quelli a cui noi siamo abituati. Innanzitutto in Africa ci si trova immersi in una comunità forte, solida, e penso che ho capito cos'è la comunità proprio in Africa, nel vero senso della parola, non più come un suono, una parola, qualcosa di astratto, ma vivere una comunità significa immergersi nelle persone alle quali ci circondano, in modo da sentirsi veramente a casa, nel senso più profondo. E questo ti abbraccia, ti dà calore, ti fa restare bene, in poche parole. E per assurdo io mi trovavo più a casa in Africa che a Pesaro. E cos'altro dire? L'Africa si basa molto sulla tradizione, per cui se noi siamo molto proiettati verso la novità, verso il futuro, verso qualcosa che è diverso da noi, l'Africa salda le proprie radici su quello che è stata, quello che è e quello che sempre sarà. Per cui ogni africano è ben saldo con le proprie tradizioni, con il proprio modo di farle, abitudini, modo di concepire la vita, il cibo, ogni cosa. Io nel mio caso ero in una scuola d'arte, per cui parlare di arte contemporanea in una scuola d'arte dove le tradizioni sono così preponderanti è stata molto difficile, ma anche questa è stata parte del nostro scambio, della mia esperienza in Africa. Ma penso alla semplicità delle giornate. Probabilmente l'Africa, nonostante le sue difficoltà, i suoi disagi, le sue disgrazie, riesce a essere semplice, a vivere il quotidiano così come viene, per cui i grossi problemi che abbiamo qui quotidianamente, che hanno a che fare magari con il lavoro, con il posizionarsi in un punto fermo della società, tutto ciò in Africa non ha nessun valore, basta arrivare la sera e godersi della giornata più che sufficiente. E tutto ciò spero di portarmelo dentro, anche se in realtà è molto difficile, perché ognuno di noi è un po' anche quello in cui si trova immerso, per cui adesso che sono qua sono cose che mi porto dentro, ma sono un po' in un cassetto chiuso che purtroppo bisogna tirare fuori solo in alcuni momenti. È tutto questo. Sì.